Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta estiva. Oggi faremo insieme come sempre delle ricette velocissime, freschissime e facilissime. Ma prima di tutto ricordati di iscriverti al canale se non sei iscritto. Se vuoi puoi cliccare a destra sulla i per vedere tutta la playlist dei miei piatti unici. Allora, partiamo subito dalla colazione. Oggi faremo il bulgur, ossia il grano integrale germogliato. Si trova ormai in tutti i supermercati, lo potete trovare anche all'Eurospin. Cosa faccio? Lo vado a cuocere per 10 minuti in acqua calda, dopodiché lo lascio raffreddare. Nel frattempo vado a tritare delle noci, potete utilizzare la frutta secca che preferite, e andremo a fare una sorta di porridge però con il bulgur. Quindi cosa faccio? Prendo il mio yogurt greco, vado a metterci un cucchiaino di dolcificante, in questo caso vado ad utilizzare lo sciroppo di agave, mescolo bene, dopodiché il bulgur sarà comunque freddo e scolato dalla propria acqua. Vado a mettere lo yogurt in una ciotola, vado a metterci dentro anche la frutta secca che ho scelto e infine il bulgur raffreddato. Questa porzione è per circa 2 persone, però se per voi è troppo potete tranquillamente metterlo in frigo e gustarlo anche il giorno dopo, sia per colazione o per merenda. Io di solito lo preparo sempre il giorno prima e lo lascio in frigo perché freddo è molto più buono, ma può essere anche gustato tiepido. Metto un altro po' di noci tritate sopra e un po' di frutta fresca, in questo caso utilizzerò dei lamponi. Passiamo al pranzo. Il mio piatto unico del giorno sarà questa insalatina fatta con valeriana, noci e mele, delle lenticchie e una frisella integrale. La prima cosa che faccio è cuocere le lenticchie perché ci vuole un po' più di tempo, quindi metto un po' di olio, sedano, un po' di pomodorini e uno spicchio d'aglio insieme a 2 tazze di acqua e un pizzico di sale. Le lascio cuocere, dopodiché le vado a condire con dei pomodorini e della rucola. Potete anche mangiare questo piatto solamente così, quindi senza carboidrati, se avete una dieta in cui magari non li prevede. Io invece utilizzerò una frisella integrale con un po' di olio. Per preparare la mia insalata basterà tagliare una mela verde. Potete anche utilizzare la mela normale e preparare la citronette, che sarà il condimento della mia insalata, che è formata semplicemente da 30 g di olio e 40 g di succo di limone, un pizzico di sale se volete e un pizzico di pepe. Quindi semplicissimo, vado a mettere la mia valeriana come base, potete utilizzare anche un'altra tipologia di insalata. Metto anche i pezzettini di mela verde, le noci, oggi sono protagoniste di questo video, e infine metterò un po' di citronette, andate a piacere ovviamente. Se ve ne avanza un po' potete metterla nel frigo. Come snack andiamo proprio sul classico, uno snack velocissimo e fresco. Semplicemente ho utilizzato una galletta di riso, dove al di sopra ci ho messo del burro di arachidi, 100% burro di arachidi, e un frutto, in questo caso la banana, che si sposa benissimo. Questo burro di arachidi l'ho preso alla Decathlon e non è per niente male, costa poco ed è 100% arachidi, non c'è zucchero all'interno. Mi piacciono un sacco le galette di riso perché davvero sono versatili, si possono mangiare con il dolce, con condimenti salati. Passiamo alla cena, anche qui piatto unico con sgombro, qualche fettina di pane di semola e dei peperoni passati in padella. Allora, io i peperoni li avevo già cotti e li avevo congelati, quindi li ho tirati fuori il giorno prima, li ho lasciati scongelare e il giorno dopo li ho semplicemente passati in padella con un cucchiaino di olio d'oliva. Per quanto riguarda il pane, io utilizzo questo di semola, potete utilizzare il pane integrale, quello di segale o non utilizzare affatto il pane, potete anche magari sostituirlo con del riso, con dell'orzo, quindi dei cereali. E metterò appunto nel piatto questo sgombro al naturale sgocciolato.
potete sostituire lo sgombro con il tonno, con del salmone, con un'altra tipologia di pesce. Il mio piatto unico, come potete vedere, è stato davvero semplicissimo da preparare grazie al fatto che avevo già cotto in precedenza i peperoni. Quindi, ragazze, se volete mangiare le verdure, secondo me dovete cuocerle e congelarle come faccio io. Allora, ecco il mio piatto unico e la mia cena. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere giù nei commenti, io vi leggo sempre. Vi aspetto anche sul mio Instagram e ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!